Salve amici di YouTube, ragazzi, la pistola a salve è più potente. Vi spiego in 5 punti e poi andremo a fare una prova di sparo con la Bruni 315, la Bruni 85 e la Bruni 92. Prima di iniziare, però, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ragazzi, nel primo punto vi dico già anticipatamente che non si può, non è corretto parlare di pistola a salve più potente, bensì è più corretto parlare di un calibro più potente, anche perché lo stesso calibro a volte può variare di suono anche usando marchi diversi. Però in questo video non voglio parlare soltanto della potenza delle pistole a salve, ma delle caratteristiche più concrete da guardare prima di acquistare una pistola a salve. Adesso passiamo al secondo punto. In questo secondo punto invece vi spiego che, ok, non esiste nello specifico una pistola a salve più potente delle altre, però è vero che esistono pistole a salve più affidabili e meno affidabili, può dipendere dal rapporto qualità-prezzo, può dipendere dalla qualità della fattura, può dipendere anche da come sono messe le molle. Qui davanti ho tre pistole a salve che io reputo tra le semiautomatiche più affidabili che io abbia mai provato. E vi spiego poi perché secondo me sono più affidabili delle altre. Nei punti successivi, ad esempio, vi spiego anche come riconoscere una pistola a salve di qualità. Quindi, ok, non esiste una pistola a salve più potente di un'altra, quindi ragazzi, se dovete acquistare una pistola a salve, non cercate quale può essere la più potente, anche perché qualsiasi informazione data su una pistola a salve più potente, ragazzi, mi sembra un po' campata in aria, dato che non proiettano nessun colpo e ci sono semplicemente quattro calibri diversi: il 6 mm, il calibro 380 per revolver, il calibro 8 mm per semiautomatiche e il calibro 9 mm per semiautomatiche. Questi sono i quattro calibri commercializzati nelle pistole a salve. Passiamo adesso al punto successivo. Nel terzo punto, invece, ragazzi, vi spiego come io riconosco una pistola a salve più di qualità rispetto ad un'altra. Ragazzi, una delle cose da valutare se acquistate soprattutto in armeria, perché online potrebbe essere una lotteria, però intanto va bene che avete le recensioni, quindi bene o male possono essere d'aiuto. Comunque, se acquistate in armeria una pistola a salve, una delle prime cose da controllare è il gioco che fa il carrello lateralmente. Con la Bruni 315, ad esempio, è molto poco. Infatti, come poi vedrete nella prova di sparo, se già avete visto la recensione, vedete che è molto regolare tra un colpo e l'altro. La percussione è molto regolare. Quando un carrello si muove poco lateralmente, soprattutto nella zona posteriore, significa che è molto difficile che il percussore mancherà l'innesco, quindi se il percussore della pistola sta bene, la replica sparerà. Ad esempio, ok, nella Bruni 315 veramente molto poco, ma è accettabile anche in questi modelli in cui il carrello è più lungo. Anche qui si muove davvero poco, addirittura è quasi impercettibile qui, roba di 1 mm. Anche nella 92 stessa cosa, soprattutto sul lato posteriore. Qui addirittura è ancora meno della Bruni 315. Quindi una delle prime cose da guardare se acquistate una pistola a salve in armeria, vedete quanto gioco ha il carrello. Se ha tanto gioco, ragazzi, magari può essere bella per collezione, ma aspettatevi che ci sia un po' di percentuale in più che la pistola possa avere dei malfunzionamenti. Passiamo al quarto punto. Ragazzi, nel quarto punto invece vi spiego, se acquistate in armeria, comunque ragazzi, non me la sento di dire di consigliare acquistate in armeria, anche perché io acquisto online e mi sono sempre trovato bene. L'unico problema me lo sono creato io non facendo la giusta manutenzione alla mia New Polis, ma era anche una delle prime semiautomatiche che compravo. Quindi non ero tanto, non dico esperto, non badavo tanto alla manutenzione che invece è importantissima. Comunque ragazzi, un consiglio, se acquistate in armeria, che vi do è, come ho detto prima, sia di controllare il gioco del carrello, ma anche di controllare la salute del caricatore. Perché ragazzi, il caricatore è importante, perché se il caricatore sta bene, la pistola rischia meno di incepparsi. Invece un caricatore navigato o un caricatore rovinato
Ragazzi, rischia di provocare tanti inceppamenti perché i colpi non salgono bene. Comunque, come si controlla la salute del caricatore? Soprattutto se si tratta di un monofilare, bisogna comunque controllare la salute della molla. Quindi, premete l'elevatore 1 cm giù, quanto possibile, e rilasciate. Se sentite questo rumore, significa che l'elevatore sale tranquillamente, sale in scioltezza. Però la prova del 9 voi la dovete fare a casa, quindi prendete tre colpi e caricate il vostro caricatore. Se in linea di massima dal terzo colpo in poi inizia a fare un po' di pressione in più la molla, significa che veramente al 99%, perché 100 non esiste in nessun ambito, sicuramente al 99% non avrete problemi di inceppamenti. Però ragazzi, una cosa importante che ci tengo a precisare è che ok, esistono pistole a salve più o meno affidabili, però ragazzi, indipendentemente dal grado di affidabilità e di qualità di una replica, è sempre importante la manutenzione che deve essere fatta regolarmente, quindi o ad ogni sessione di sparo. E se non ci sparate, ad esempio, per 15 giorni, ragazzi, smontate la pistola e vedete se c'è da lubrificare o se si è fatta polvere nelle guide e quant'altro. E se è necessario, ripulite il lubrificante vecchio e metteteci quello nuovo. Ragazzi, è importante la manutenzione perché anche la pistola a salve più affidabile del mondo, se non ha una manutenzione giusta, rischia di rovinarsi in anticipo. Quindi, ragazzi, la manutenzione è importante. Adesso vi faccio vedere le prove di sparo di queste tre fantastiche pistole a salve e poi vi dico il quinto punto. Seguitemi. Ragazzi, e da questa prova di sparo, soprattutto se utilizzate le cuffie per sentire il video, che le consiglio, ragazzi, ovviamente stando un po' attenti a regolare il volume perché comunque il rumore è abbastanza forte. Soprattutto se utilizzate le cuffie, potete forse già capire da voi qual era il quinto punto, ovvero che è vero che non esiste una pistola a salve più potente nello specifico di qualche altra, ma esistono rumori differenti. Veramente, ragazzi, è quasi rilevante, dovete stare lì proprio a sentire la prova di sparo. Però, ragazzi, il rumore varia, può variare da pistola a pistola. Ragazzi, come avete potuto sentire nel video, nella prova di sparo, tra la Bruni 315 e la Bruni 85 non c'è una grande differenza. Perché la camera di combustione, cioè, o meglio, la camera di combustione, scusate, la camera di cartuccia, va bene che è lunga per tutte allo stesso modo, però ci sono modelli di pistola a salve che oltre alla camera di cartuccia aperta hanno anche un altro spazio in più prima della chiusura della canna. E quelle pistole che hanno quello spazio in più fanno un rumore un po' più aperto che agli occhi dell'operatore, o meglio alle orecchie dell'operatore, può sembrare un po' meno rumoroso. Però, ragazzi, comunque il rumore a livello di intensità è sempre quello. A livello di suono, invece, varia. Perché, ad esempio, dove c'è la camera di cartuccia, che semplicemente, ragazzi, lunga circa due dita, poco più lungo di un bossolo, il rumore lo potete sentire più cupo, mentre nella Bruni 92, che ha praticamente metà spazio libero della canna, ad esempio, vedete, oltre lo schiavo, c'è circa altri 2 cm di spazio aperto. E lì potete sentire, infatti, anche nella prova di sparo, potete sentire che il rumore è un po' più aperto, sembra quasi il rumore della vera Beretta 92. Quindi varia il rumore, ma un rumore diverso non sta a significare potenza in più. Ragazzi, spero di esservi stato utile, soprattutto se state acquistando una pistola a salve.
E se il video è stato di vostro gradimento, mettete un like ed iscrivetevi per essere aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!